un giorno c'è un appendice sul Teramo con il dottor Spega, perché è un grande tifoso del Teramo, è stato anche a Savona in camper a vedere la partita, vero? Dottor Verissimo, Spega, buongiorno a tutti. Buongiorno che è primario della dottor Spega. cardiologia della Villa, di Letizia. Letizia, si può dire, no? Dell'Aquila, e che però tifoso del Teramo, tra l'altro non lo sapevo, poi riparlandone, è stato anche medico del Teramo, stava con le Per giovanili, 25 anni, 25 con anni, il poi dottor con le giovanili Bonolis, stavi un po'. come no? Tutti di Bonolis si parla soprattutto, però tu stavi lì, 25 anni con le giovanili. Dal E poi è 77 in famoso, poi, quindi insomma. perché allo stadio lui ha salvato, è la prima persona che ha salvato con la sua campagna pro Non defibrillatore, io, il sistema ha vabbè, il creato. sistema, ci stiva tu, va bene, è la prima persona salvata col defibrillatore al campo. E lui ti telefona ogni tanto e dice grazie. Viene ai controlli, Viene ai controlli. Come sta naturalmente. bene? Va bene, di San Benedetto Lui San dove? Benedetto del Tronto. No, adesso dobbiamo parlare di un argomento serio che riguarda un fatto di cronaca molto brutto, perché quando viene coinvolto un ragazzo di 14 anni, insomma, la cosa è sicuramente molto seria. E quindi mo, tu la, la, ne parleremo in modo più Per acconcio. cercare di capire che cosa è E quindi successo e che che, cosa si poteva fare, quindi che diciamo. farai adesso? No, che farai adesso prima di cominciare? Ah, ecco, sì, hai ragione. Ha ragione Francesco, perché adesso parliamo di una cosa Abbiamo un po' seria, scherzare col quindi dottor abbiamo. Pecchè, No, la sua. scherzare, parlare di una cosa anche In importante, perché sé, la vita è fatta di questo e è poi proprio anche. così, vedi come possiamo parlare improvvisamente da un discorso all'altro. Il Certo. caso del povero Lorenzo. Esatto. Dissecrazione Non dell'aorta. dissecrazione, senza R. Dissecazione, perché si secca. Dissecazione con rottura Ecco, successiva. perché si può disseccare senza rompersi? Da qui? Da L'aorta dove parte dal parte? Dal cuore, va cuore verso fino l'alto e verso e il poi basso va scende verso pure. il basso fino al. Addominale. Esatto, poi Quello c'è si rompe? l'addominale. Beh, si può rompere dall'inizio, cioè il tratto iniziale, il tratto intermedio, il tratto Bisogna addominale, stare tutto. tranquilli. Questo ragazzino di 14 anni è morto per questa vicenda. Che cos'è intanto? Che cos'è intanto la rottura dell'aorta? L'aorta è questo grosso vaso che serve a portare il sangue da tutte le parti, insomma, cioè esce dal cuore, i primi vasi che si diramano sono le coronarie, poi i vasi che vanno verso il collo, verso le braccia e poi via via tutti gli altri. È il vaso che sopporta tra l'altro il peso maggiore, la pressione maggiore nel nostro organismo, quei 120, 130, 170, per chi è ipertenso, che abbiamo regolarmente. E quindi per tutta la vita deve sostenere un peso interno del genere. Ora può accadere, come tutto ovviamente può rompersi, rovinarsi, danneggiarsi nel nostro organismo, anche al di fuori del nostro organismo, può accadere che si fissuri prima e si rompa dopo. Fissurazione significa che in realtà si rompe un po' la parte interna, per cui del sangue incomincia a passare proprio all'interno dell'aorta stessa. Cioè l'aorta è formata da uno strato decisamente spesso formato sia di fibre elastiche che di fibre muscolari. E pur essendo molto forte, però può accadere che si insinui questo sangue e che dissechi, cioè praticamente vada progressivamente a staccare le pareti interne dell'aorta. Questa situazione può poi portare anche ad una vera e propria rottura, cioè dalla parte media, dalla parte quindi interna, verso l'esterno si ha la fuoriuscita del sangue. Cominciamo dalla prima parte, da questa Fissurazione. fissurazione. Ci sono dei sintomi? Che Ma dicono quelli che l'hanno avuto, che si sono salvati ovviamente? ci sono i sintomi, cioè nella dissezione dell'aorta. Dissezione o dissecazione, Sì, come hai vabbè. detto tu, dissezione dell'aorta, il primo sintomo assolutamente importante è il dolore. È un dolore sempre molto forte, Al molto petto? vivo e dipende dalla sede della dissezione, perché se una dissezione interessa prevalentemente l'aorta L'addome, per addominale, esempio, ma la certo, pancia, dolore, uno dice, esatto. invece sul Sul petto. petto, siccome l'aorta è posteriore, abbastanza posteriore rispetto, no, al cuore che. E quindi molto spesso colpisce il dolore, cioè viene sentito in mezzo alle spalle, in mezzo alle scapole, insomma dietro le spalle, irradiato, come succede spesso ai dolori Il dolore, quindi il primo vascolari, sintomo è il è il dolore. dolore. Poi la prima cosa da dire subito è che il dolore non è quasi mai riferito esattamente al luogo, come succede per il cuore. Noi non siamo abituati a sentire il dolore del cuore o il dolore delle arterie, perché non fanno mai male per tutta la vita. E noi sappiamo riconoscere il dolore perché
i dolori nel nostro organismo, nel nostro corpo, li possiamo sentire e localizzare, perché per tante volte nella nostra vita abbiamo sentito quel dolore. Se ci pestiamo un dito, perché sappiamo riferire che è quello che proviene da quel dito il dolore? Perché per tante volte magari ce lo siamo punti, l'abbiamo toccato, eccetera. Invece quello non lo conosciamo. Quello non lo conosciamo, quindi molto spesso il dolore è un dolore magari molto forte, però profondo, sordo ed irradiato anche ad organi vicini, soprattutto, dicevo, posteriormente in mezzo alle spalle, in mezzo alle scapole. E il dolore, tra l'altro, tipicamente è a pousser, come si dice, cioè non continuo, perché magari si ha la dissezione e si ha il dolore, poi si ferma la dissezione, ricompare magari a distanza di minuti o anche di ore, e ogni volta che si ha un nuovo distacco, diciamo così, della parte interna dell'aorta, il dolore torna a manifestarsi, sempre molto violento. Un dolore simile anche a quello cardiaco. Infarto? Sì, simile a quello dell'infarto, insomma. Tranne per il fatto che magari, ecco, migra per questo aspetto che abbiamo detto. Quindi non solo qua con l'infarto, ma se l'addominale fa male alla pancia, questo caso, stomaco, certamente. Certo, questo fatto, avere il dolore al torace, poi questo dolore si irradia, ad esempio, verso il basso, già questo magari può far pensare. Allora, che si fa? Allora, che si fa? Ma io però prima vorrei chiarire bene una cosa. La medicina oggi è, come si dice, basata sulle evidenze. Che cosa significa basata sulle evidenze? Che per poter fare una diagnosi e quindi poi portare le opportune, le necessarie terapie o comunque fare le indagini necessarie, è indispensabile capire quale può essere il problema. E questo capire quale può essere il problema ci viene dalla esperienza. Sembra brutto, perché in realtà dici, ma come, stiamo parlando di una cosa così importante? Sì, ma l'esperienza è quella che ci dice, su 100 casi di questo tipo, 90, 80, 70 possono dipendere da questo, 20 da quell'altro, magari una o 0,001 possono dipendere da un'ultima cosa. Quindi la prima cosa da chiarire, ad esempio in questo caso, è che questa patologia assolutamente non è tipica del ragazzo, è tipica dell'adulto abbastanza anziano, dell'adulto che ha anche determinate caratteristiche, sia fisiche sia comportamentali, cioè magari che è obeso, che è iperteso, soprattutto che è forte fumatore. Su quello dice almeno stiamo tranquilli, che non siamo forti fumatori, neanche senza forti fumatori. E allora, in quel caso, è ovvio che è molto più facile pensare a questo tipo di patologia, e invece in un ragazzo di 14 anni è veramente estremamente raro che possa verificarsi una patologia del genere, che certamente presupponeva la preesistenza di qualcosa di congenito. Cioè di congenito, sì, perché con 14 anni, insomma, quindi allora... Come quando accade anche un aneurisma, non so, del cervello, quindi un ictus in un giovane, anche lì quasi sempre c'è. Poi andiamo avanti, dai, per la parentesi. Allora, il dolore dell'infarto al petto, poi dove va? Ma può andare a seconda della sede, può andare verso l'alto, verso il basso, no, posteriormente, sul famoso braccio. O il braccio sinistro, certo. Ma il braccio, tutto il braccio? Ma questa non è la regola, No, molto genere. Spesso è così, verso il braccio sinistro, esatto. E tutti ti hanno riferito con dolore molto forte all'insorgere. Il dolore dell'infarto è molto forte, tranne che nel soggetto molto anziano o diabetico, soprattutto il soggetto giovane ha sempre un dolore molto forte, molto violento. E poi i casi dell'infarto delle persone giovani sono quelli quasi mortali sempre, nei giovani è più... Vedi, questa è anche un'altra cosa che... Smentisci? No, non è che sono mortali sempre, è che molto spesso il soggetto anziano ha avuto modo di sviluppare dei circoli collaterali. È vero, capito? Il cuore. Per cui anche se poi si chiude quel vaso, in realtà si erano già formati dei circoli collaterali. Invece il giovane spesso ha un infarto così, che esordisce come prima manifestazione clinica, e quindi magari non aveva una aterosclerosi preesistente, non ha circoli collaterali e l'infarto... La maggior parte poi si ferma, insomma, alle coronarie, insomma. Invece a volte c'è proprio la lesione del miocardio, No, qui bisogna chiarire meglio. Allora, le coronarie sono le arterie che portano sangue al miocardio.
Quando le coronarie si chiudono, automaticamente il miocardio va in necrosi. Ma non sempre però succede. Oggi non succede, oggi non succede. Parliamo delle cose moderne, questo ci devi dire. Cioè, una volta era sempre così. Dacci qualche notizia buona, insomma. Beh, no, ormai sono parecchi anni. Ripetiamolo. Perché quando inizia un infarto, ovviamente se riconosciuto in tempo utile, cioè nelle prime ore, si interviene con determinati sistemi. Il più importante di tutti è la dilatazione, la entrare all'interno della stenosi, cioè della chiusura. A Teramo? Beh, certo, non si può fare. Se sono sente male a Giulianova? Viene a Teramo d'urgenza. Subito? Sì. Cioè non, allora devi fare la diagnosi, cioè conviene la diagnosi non passare... è relativamente semplice. Insomma, conviene non passare al pronto soccorso? Beh, cioè, questa guarda, se l'ambulanza ti viene a prendere a casa. Allora, guarda, io dico una cosa molto semplice. E poi è importante, farà, solamente, farà magari, non dico non ridire, ma insomma, indispettire qualcuno. Ad esempio, la vecchia problematica di Atri o comunque degli ospedali più piccoli. Cioè, mantenere, cioè portare il paziente direttamente in un ospedale dove c'è un'unità coronarica nella quale non è possibile fare una riapertura del vaso, secondo me è sbagliato. Si perde tempo? Si perde tempo. Ma, invece, ci vuole una diagnosi, chi la fa la diagnosi? La diagnosi si può fare già in ambulanza. L'ambulanza. Ci sono i sistemi per poterla fare già in ambulanza. Oggi non è come una volta che era più difficile. Solo le ambulanze medicalizzate oppure bastano gli infermieri? Basta fare un elettrocardiogramma. Glielo possono fare lì? Assolutamente e sì. E si vede? Si può anche spedire, purtroppo è un sistema che abbiamo implementato da 20 anni, ma in realtà ha funzionato sempre comunque, pochissimo. Si può anche inviare all'udita coronarica. Però si vede, l'elettrocardiogramma lo fa vedere? Assolutamente sì. Anche se tu non lo fa vedere nel 100%, ma nel 90%. Però si capisce, anche se tu sai che gente che ha fatto magari per routine un elettrocardiogramma e qualche giorno dopo magari viene l'infarto. Ma perché magari ha solo una situazione, chiamiamola intermedia, oggi è un termine che si usa poco, intermedia, ma per capirci, che quindi regredisce nel giro di qualche minuto, tu fai l'elettrocardiogramma quando ormai è regredito, e se non, però devi stare attento alla sintomatologia. Allora mettiamo che arrivano tutti a Teramo e arriva dentro a fare la coronarografia, vabbè? Sì. Intendiamoci, c'è anche un altro sistema che è quello di effettuare, cioè di utilizzare un farmaco particolare, si chiama trombolitico, dove non è possibile intervenire in poco tempo con una coronarografia e quindi con un'angioplastica, si può fare questo farmaco che quindi, normalmente scioglie allora, il trombo. Vabbè, però se tu vieni a spedire Genova, a Santo Mero che non ci sta, normalmente, si può fare quello lì intanto? Questo si può fare, se non c'è possibilità di un trasferimento entro almeno 3 ore o comunque entro 6 almeno. E se uno intanto va là e fa questo? Sì, però... E poi parte per Teramo? È vero, però tu per fare questo hai necessità di un certo tempo. Ho capito. E quindi perdi tempo a favore della... Entro le 3 ore insomma, si può risolvere. Insomma, io quello che penso io è... come Giancarlo Spera. Vabbè. Bisogna, secondo me, potenziare moltissimo il trasporto, quindi la rete, diciamo, di collegamento. 118 deve essere sommamente potenziata, in modo tale da poter intervenire in tutti questi casi. E poi, detto che la diagnosi si può fare anche dentro l'ambulanza. Assolutamente. Arrivata a Teramo, allora la coronografia in che consiste? È nell'introdurre questi cateteri all'interno della aorta, ecco, di quelle di cui stiamo parlando, fino all'imbocco, diciamo, delle coronarie, si inietta mezzo di contrasto nelle coronarie che ci fa vedere dove, come e se, ovviamente, le coronarie sono chiuse. Da e si vede, già scappa, si vede. Sì, quante sono? Le coronarie. Sono due, ma siccome la sinistra si divide subito in due tronchi, la sinistra si divide sempre, vabbè, ma la battutaccia però è così. E quindi quelle principali, se una delle due là è... Tre, diciamo che sono tre, la destra, la circonflessa. E si interviene, c'è un mezzo che poi si porta via, che cos'è? Sì, perché praticamente... Che ci sta sulle pareti? Allora, dobbiamo girare la cosa come... da due punti di vista. Anzitutto c'è di base, in genere, non sempre ma in genere, un'aterosclerosi, cioè delle placche che si sono formate nel tempo, placche di materiale grasso, colesterolo prevalentemente. Problema è colesterolo. Che praticamente vanno progressivamente a chiudere l'arteria. Il sangue passa però di meno. Però su questa zona può poi formarsi un trombo, cioè si forma una fissurazione che fa aderire le piastrine, e si che forma fa il trombo, che si porta via? No, si entra dentro praticamente con un filo sottilissimo e intorno a questo filo si fa scorrere un catetere che riallarga? Con un palloncino, per dirlo in maniera molto semplice, bene, dillo così. Un palloncino che riallarga? Schiaccia
sulle pareti la placca e poi si pone all'interno, per evitare che poi si possa richiudere, si pone una retina vera e propria, che si chiama uno stent. Tutto questo si fa in quel momento? Esatto, tutto questo si fa. Quindi non solo bisogna velocemente intervenire e liberare... Esatto, ma oggi si fa molto regolarmente. Ma nel frattempo già si lavora subito per evitare. Appena tu riapri, vedi che il dolore finisce, l'elettrocardiogramma si normalizza, gli enzimi nel giro di poco tempo scendono, capito? Perché? Dottor Speck, si può fare un esame preventivo degli enzimi per vedere se uno non si vede niente, no? O c'è già stato l'inizio, diciamo così, del processo, ma se tu lo fai il giorno prima gli enzimi o un mese prima? Niente. Assolutamente. Beh, ok, allora che li fai a fare gli enzimi se già sai che ho avuto l'infarto, però perché si fa? Beh, si fanno prima di tutto per conferma di diagnosi, ma poi per vedere l'andamento. Ho detto, il fatto che gli enzimi poi regrediscano comunque... Un aumento particolarmente elevato degli enzimi. Cosa importante che hai detto, che poi con questo esame non si arriva magari alla necrosi del cuore, cioè una botta. Tutta la zona di miocardio, cioè di muscolo cardiaco, che viene irrorata da quell'arteria e che non riceve più sangue nell'infarto acuto, se noi riapriamo il vaso, immediatamente torna a ricevere sangue. Se e no, quindi non succede? Muore. O muoiono poche cellule, non tante. Se no muore tutta la zona, quindi di tutto il ventricolo praticamente c'è una zona più o meno grande, dipende dall'arteria interessata, che non si contrae più. Il ventricolo? È il ventricolo sinistro. Abbiamo che due. È al 90%. Abbiamo due. Lo so, ma il destro serve a poco. Serve a poco, incredibile. Dopo quello ci sta, ma serve tutto a sinistra, lo vedi? Vedi lui che porta il sangue a tutti gli organi, il destro porta sangue solo al polmone, non che non sia importante. Quindi vediamo, insomma, poi le donne, ho sapito che lei è una donna, purtroppo già è morta, perché dopo, quando si va in menopausa, sono uguali agli uomini? Come possibile. Non subito, dopo però, alcuni anni. Dopo alcuni anni, è uguale. Si è considera che a 80 anni si, vedi, la natura, si raggiunge la... Sei cattolico tu? Che vedi questa decisione di, insomma, le donne di tutelarle perché danno figli, tu dici, permettono, che ci sia, può essere questa quella bella cosa, insomma. Ci sono varie spiegazioni su questo. Non ci sta una proprio, no una unica, no, trascendentale, il problema ormonale, sicuramente, beh, non trascendentale. Vabbè, però quello potrebbe pensarsi, no? No, e dal punto di vista evolutivo è possibile che un organismo che è abituato molto più dell'uomo, del maschio, diciamo, a sopportare determinate fasi di vita. Più laboriosa. Sì, ma sicuramente... Insomma, oggi la gente si salva, possiamo dire... Della tempestività dell'intervento, della diagnosi e arrivare subito sul posto dove si fanno questi. Quindi all'ospedale di Terni, a qualora arrivi, notte, tutti pronti, domenica, Pasqua, tutti Natale, pronti, l'equipe pronta a fare questo pronto. Lavoro. Esattamente. Dura molto? Ma può durare dalla mezz'ora fino a due ore, tre ore. A volte ci sono complicanze quando si fa questa. Ecco. Ad esempio, complicanze trombotiche, cioè nuovi trombi che si formano mentre lo stai facendo. Perché, ma purtroppo questo. Non è che se fosse sempre tutto semplice, tutto liscio. E vuole già dei guai. Allora bisogna fare farmaci, ecco, che sciolgono. Trombolite. Esatto. Questo si fa sempre pure, quando va a termo? No, non si fa sempre. Se tu fai, si fanno solo alcuni tipi di farmaci che sciolgono. Insomma, qualcosa che aiuta prima. Siamo derivati dell'aspirina, derivati... Da dove entra? Dove si entra? Adesso si entra dal braccio. Ma sei a tutti? Beh... Se no ci sta la famosissima femorale. Se no la femorale. Che è un po' più complicato, insomma, un po' più invasivo. Sì, un po' più invasivo, insomma, però è un'arteria grossa, insomma, si entra. Il vaso, oggi beh. Però si tende a fare sempre... E arriva subito, quando ci mette, arriva sto filo là. Tutto filo una volta entrato, vabbè, arriva subito. Veloce, no? Ma sì, perché quello può essere... E quando è che si comincia a vedere la situazione? Prima si va con il filo più sottile, quando si va con questo catetere, che è cavo, chiaramente, no? E si imbocca l'inizio... No, l'imbocco proprio della coronaria, si inietta. Che bello, la gente si è salvata, Vero? E ancora si volta, guarda, veramente quando non si faceva nulla per l'infarto, tu avevi questi infarti che distruggevano i cuori e poi questi pazienti che si portavano avanti per anni con scompensi, con cuori che non si muovevano più, era veramente una cosa drammatica. Questo fino all'85, quando è stata inventata la terapia trombolitica. È importante, questo è fondamentale. Da qui gente si salva, possiamo dire? Sì. Controlli? Dai consigli sui controlli. Lo so che abbiamo lasciato Lorenzo, magari è troppo drammatica. Dai consigli su quelli che ancora vivono. I controlli. Io dico sempre ai miei pazienti, la prima cosa è se abbiamo o avete avuto un infarto acuto, vuol dire che c'è qualcosa che lo ha creato. No, prima che ci arrivi. Quindi prima di fare altre cose bisogna eliminare le cause. E quindi? Cioè,
fumo perché fumava. Sempre questo dite però, pressione. Insomma, che dobbiamo dire? Mangiare, sono queste le cause. Mangiare, fare moto. Certo, sono queste le cause che portano poi... cioè, no, dico i controlli. I controlli vanno fatti per il programma, l'eco, questi qua. Purtroppo il controllo da solo, uno può pensare che facendo, basta che faccio un controllo ogni 6 mesi, ogni anno, sono immune dall'avere complicanze. No, però non se, è quello, così. Se l'eco ti dice che sta tutto a posto, sei più tranquillo. Lo so, però ci sono situazioni nelle quali persone che fino al giorno prima hanno fatto tutto, compreso sforzi sovrumani. Che volevi dire? No, pure quello, sì. Non fa male. Dico sforzi sovrumani, eccetera, e non hanno avuto nulla in quel momento. Dopo una settimana o dopo un giorno... Comunque l'eco si deve fare. Certamente sì, perché comunque ci dice, ci fa capire se il ventricolo dopo un infarto acuto si sta incomincia a dilatare, si vedono le dimensioni del cuore. Esatto, bravo. Le valvole famose. Tutto. Due famose, Beh, due, sono quattro, però quelle due sono più famose sono? L'aorta e la mitrale, quelle che stanno a sinistra. Sempre là, pure là. Tutto a sinistra. A destra, polmonare, tribuscoli. Tu tranquillo, diciamo, lascia solo Berlusconi, invece qua si complica la sinistra, i civati, questi, è come nella politica, questo cuore. Vabbè, insomma, ma possiamo dare una speranza, insomma, che la gente si salva di più, Poi non è vero, sta la gente si lavora, si parte magro, ha fatto sempre sport. Verissimo. Io lo ricordo tale e quale, quando mi laureai, si studiava appunto che l'infarto viene a determinate persone. Quando poi in unità cronarica prima vedevo che erano tutti contadini, muratori, eccetera. Ma come io avevo studiato fino a ieri che dovevano essere industriali. I calciatori che poi ce l'hanno anche, dopo. Anche, purtroppo sì, certo. No, se non ce l'hanno mai sotto sforzo, invece, praticamente, quando poi finisce l'attività? Sì, perché comunque non dimentichiamo che al primo posto, e non possiamo ovviamente modificare questo fattore di rischio, al primo posto c'è sempre la genetica. Cioè uno dovrebbe scegliersi i genitori buoni, cosa che E infatti questo lo dobbiamo buoni nel senso, te lo fare non nel buoni senso nel senso della ereditarietà. Sì, è vero, è confermato? Sì. Beh, lì quello è uno dei fattori assolutamente principali. E quindi perché un'ereditarietà non solo per avere o no l'infarto, ma anche per avere la dislipidemia, quindi il colesterolo alto, eccetera, avere il diabete. Quindi almeno il controllo di analisi, questo lo possiamo fare. Questi assolutamente. È chiaro che se hai un diabete che non controlli, non curi, eccetera, muori. Il diabete fa male lo stesso anche se riesci a controllare bene la glicemia. Però la glicemia, se tu sai la glicemia sta bene, non ce l'hai il diabete. Il diabete non è solo iperglicemia. Non ci allarmare, ma improvvisamente. No, non vi allarmo, che ma il diabete è una malattia che riguarda più organi. Riguarda la glicemia è una delle manifestazioni. Ma se tu hai per esempio 90, non ce l'hai. Non è che non hai diabete, non hai, cioè hai una glicemia controllata. Bene. Però le altre manifestazioni, se hai un diabete, classicamente. Ma come si definisce il diabete? Non si definisce soltanto sulla scorta della glicemia? Ma no, perché vedi, il danno vascolare, il danno neurologico, il danno renale del diabete sono certamente anche conseguenza della glicemia, ma sono anche indipendenti. Abbassatela però. La glicemia deve stare 80-90. Vabbè, certo. Fino a 120? Beh sì. Quello è adulti diversi? Diciamo... mattina, a digiuno, perché poi dopo mangiato è normale. Sale, normale. La bella pasticchetta, tranquillo, a vita, vero? Dillo, a vita. Beh, una volta che è venuto non è che torna indietro, capito? Mentre vedi, attenzione, se uno effettivamente cambia le proprie abitudini. La gente non è vera delle medicine, mica tutti le bombole lascia, si trascura. Questo è un aspetto assolutamente importante, questo che dici. Mi sto richiedendo l'infarto, che purtroppo è un periodo in cui il cambio di stagione è sempre drammatico, è vero o no? Poi d'inverno la pressione sale di più, l'estate cala. Sicuramente. Poi si viene a Giulianova, per cui si sta più tranquilli. Perché? Perché non c'è la Serie B. Lo sapevo io qua. Lo sapevo questa risposta io. Però possiamo solo migliorare noi. Ecco, esatto. Fare pure. Vabbè, lo so. L'ha detto pure Capitello. Grazie ragazzo, grazie per il dottor Cavaliere Ufficiale Specca. Ogni tanto ci vediamo, facciamo una piccola... Ricordiamo alla gente, insomma, che si può salvare, è questo, perciò lo facciamo. Vero? Sì. Si può salvare. Tu ci posti il cuore tutto. A te che ti controllo, dovevi avere un collega ovviamente. Sì, ma non fatto mi controllo quasi mai. Perché? Allora l'ho fatto 2 o 3 volte in vita mia. Tanto sempre là che tutto... Tanto sempre lì, esatto. Niente. Fumi? Ah, no. Non fumavi? Da studente, da cosa sì. Mangi? Non tantissimo. Mangi, non fumi, ma bevi? No. Un bicchiere quando si cena, quando si... Amore, sì.
di routine, però. Quanto basta? Come sale? No, sale no, quello. Manca la mante, beh, niente, non ti può. Che lei è pericoloso, vero? Assolutamente è stato confermato. Quello è confermato. Grazie, dottor Speca. Tra poco un altro ospite. Buona bella partita. Grazie. Beh, sul pullman scoperto pure. No, sul pullman no, però. È più tardi, grazie. Buona settimana. Buon fine settimana. Forza Teramo a tutti. Eccoci qua, buongiorno. Dottor professor Vannucci. No, come professor. Vabbè, professore, no. Con simpatia l'accetto. Con simpatia l'accetto. È tornato nella sua Roseto. Vero? Sì. Dopo essere stato qui a Teramo appunto assessore alla pubblica istruzione? No, al turismo, alle attività produttive, all'agricoltura. Le scuole non le facevi pure? Sì, all'edilizia scolastica. Ah, edilizia scolastica. Sei tornato nella tua Roseto, sei un po' abbronzato già, perché so che fai delle belle passeggiate. Mia moglie mi ha messo a stecchetti. Sì, mi ha messo a stecchetti da una settimana. Come va? Una lotta gigantesca. Come bene, va? Bene, bene. Ma sei all'opposizione a Roseto? Volutamente, sì. Volutamente. Volutamente, sì. E incidentalmente, ho spiegato già il Consiglio Comunale, un rapporto amicale che non si è interrotto con i miei amici, soprattutto Di Marco. Soprattutto Di Marco. E tu hai preso il posto di? Di Marini. Marini che era polemico, è diventato polemico in questo certo punto. È diventato polemico anche lui, un po' insofferente più che polemico, perché ha buona memoria storica della politica rosetana. E lui aveva puntato il dito verso certi problemi della città che non venivano risolti, quantomeno non venivano nemmeno affrontati, senza parlare di politica o meno. Ma tu nasci socialista, possiamo ricordarlo? No, non nasco socialista, l'ho detto in tanti. Ripeti, in diverse volte. Stiamo facendo un riepilogo. Io nasco democristiano e mi sono... ho fatto la mia trafila, anche le mie esperienze Pio di Lario. Fino a fare il sindaco e dopo sono stato 10 anni fuori dalla politica. E socialista quando? 10 anni fuori dalla politica, c'è sempre stato un rapporto personale con Di Marco che mi ha spinto a rimbracciare un po' il fucile in termini di cacciatore, dopo 10 anni, per fare qualcosina a livello civico. E io mi candidai da indipendente del Partito Socialista. Va bene, per pensare solo ed esclusivamente alle cose rosetane. Tant'è che ero nella candidatura provinciale, sono stato il secondo. Mi sono candidato sulla seconda piazza perché l'eletto era stato Nicola Di Marco. Esatto. Però per la prima volta anche l'altro in graduatoria era rosetano, mentre gli altri anni erano di altro. E quindi quando tu sei candidato a provincia... Per cui lui provincia, o sceglieva una cosa, sì. Ecco. Quindi la provincia eri candidato con che lista? Mi sono candidato con i liberal socialisti. Che vanno molto forte a Roseto. Che vanno molto forte, c'è una grande tradizione. Una grande tradizione. Anche grandi personaggi, grandi Qual è uomini. Stato il miglior sindaco di Roseto? Tutti dicono Ragnoli. Che sì. Con i suoi difetti grandissimi. Però? Grandissimi. Perché lui poteva fare... tantissimo di più, però a oggi bisogna dire che, nel senso, comparando con gli altri sindaci, lui ha dato la famosa missione al territorio. Grazie che l'hai detto, grazie che l'hai detto in italiano, perché mission, dicono. Ecco, la missione, ruolo. Ha disegnato è un lui, po' urbanisticamente il territorio ed oggi si fa ancora difficoltà a seguirlo, cioè basterebbe seguire i suoi indicatori, le sue indicazioni per fare qualche cosa di serio positivo. E di positivo, sì. Poi c'è stato insomma l'altro sindaco poi c'è stato Calvarese che è stato detto Pasqualino ottimo, sette bellezze com'è, sì, perché l'ho rivisto, sembra un giovanile sì. Allora com'è? Lui ha un problema con gli specchi, in effetti, cioè, nel senso scherzoso, si guardi, no, si assallisce, un ottimo amico. E sa di avere anche una sua, diciamo, come si dice? Una physique du role. Cioè, physique du role, come Massimo Mauro, si specchia un po'. Sì, però lui è stato un ottimo amministratore. È stato bravo, eh? Un ottimo politico, documentato dal punto di vista proprio dell'amministrazione, anche per quanto riguarda il suo titolo di studio e il suo mestiere, che è un supporto importante, perché l'ingegnere ha lavorato bene. L'ingegnere in una pubblica amministrazione l'80% è urbanista. Esatto, quello è. Sono io. Dopo di lui? Dopo di lui penso che... Ha fatto 2 legislature? Due, una diciamo è 3/4. E perché poi sì. Dopo di lui io direi... 3 anni di Angelozzi, di Claudio Angelozzi. Claudio Angelozzi è stato un ottimo amministratore,
Doveva durare più a lungo, poi ha avuto dei problemi, Vabbè. Diciamo, ecco, organizzativi. E logistici. Poi? Dopo c'è stato Crisci che ha usato... Nicola Crisci? Sì, ma non come ottimo sindaco. È stato abile a usare questo spazio. Puoi fare anche qualche spazio. Critica, non è che no, devi... dico, è stato abile a usare 10 anni della sua amministrazione per preparare la sua carriera. E l'ha fatta poi. E l'ha fatta, è stato da questo punto di vista un personaggio eccezionale. Dal punto di vista della Rosetanità ne abbiamo risentito, perché gli anni suoi sono stati quelli focali, quelli della crescita oppure della regressione, e lui ha fatto imbroccare alla macchina la strada della regressione. Sì. Perché abbiamo perso una serie di treni, abbiamo perso che una passavano. Serie che passavano. Si dal poteva PC, ancora fare del vecchio PC veniva. Sì. Sì, dal vecchio PC. Poi io darei anche qualche voto in più, diciamo, per le situazioni ambientali agli altri, perché le problematiche economiche, le problematiche ambientali, tutto. L'hanno sorbito un po' quelli che sono arrivati dopo, di Bonaventura, diciamo anche Pavone. Però Pavone ha delle grosse responsabilità. Ma ci arriviamo. Di Bonaventura com'è complessivamente il giudizio? Poteva fare molto di più. Ma lui sconta un carattere particolare, perché è un... A mio avviso, puoi parlare con è voi. Un ottimo materiale, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista dell'immagine, del ruolo, delle capacità, però un po' userei un detto del prego. Del lavoro del muratore, lo farà lo piamma piamma, e il muro non viene sempre storto, però non è troppo diritto nel suo caso, viene troppo diritto. Sì. Venne trattato male Pavone in questo periodo? Non è stato trattato male, Pavone è stato votato ed era difficilissimo a rompere un accertamento. È stato assessore lì, no? Sì, ma lui ha rotto l'accertamento di trentennale. E l'ultima elezione era stata vinta dal centro-sinistro con l'80%. Lui già aver vinto significa che ha fatto una grossa operazione. Però lui l'ha fatta perché Roseto e tanti rosetani erano stanchi ormai di quella ossidazione che non produceva nulla di buono più, ma non produceva nulla, non aveva mai prodotto nulla di buono, e lo dico in termini proprio forti, e doveva fare qualcosina di diverso per cambiare. Invece si è innamorato della fascia, gli piace andare a inaugurare. Inaugura molto. Ha allargato un po' il coinvolgimento dei consiglieri, ha fatto tutti. Eri convinto che avrebbe vinto contro la Ginoble? Era difficilissimo. Io l'ho votato, era difficilissimo. Però c'è stata una macchina imponente che si è mobilitata, ma con questi presupposti, non solo elettorale, di ambiente, con questi, perché pensavamo a un cambiamento, a una svolta. E lui invece gli piace gestire quindi per arrivare al giorno dopo, non decide. Alla giornata si direbbe, non ci sono progetti. No. L'altra sera abbiamo visto, venendo prima a Teleponte, consiglio, che succede? Che cos'è che danno tutte le frazioni e poco a Roseto? No, è una cosa di questo tipo. No, qual era? Che cosa parlavi? Io intanto dico, siccome c'è stata una polemica con lui, che il sindaco deve essere il primo... baluardo dei cittadini, non dell'imprenditoria. L'imprenditoria, il sindaco ci si deve rapportare, lo deve valutare in maniera concreta, perché dà lavoro e deve dare lavoro e opportunità a una città. Però non è che lui è il sindaco dell'imprenditore, lui è il sindaco che deve tutelare i cittadini. Nasce questa polemica e ha continuato, perché l'altro giorno ho letto a proposito di Gufi, lui ha scritto a proposito di Gufi, e gli ho detto che in quella circostanza e nell'ultima circostanza, che deve controllare il territorio, che l'urbanistica è una cosa delicata, è una cosa seria, che sta diventando un po' quasi una specie di Brasile, se vogliamo parlare di favelas, vogliamo parlare boh, senza regole, senza che deve dire piuttosto qualche volta no, invece di cercare di dire sempre sì, perché motivandole le cose. E ho fatto una serie di esempi eclatanti.
c'è una, questi giorni si è scoperto, diciamo, un cantiere, nel senso che prima è stato coperto abilmente a fianco al centro anziani. Una delle prime regole del, dell'edilizia è quella delle distanze, no? Le distanze. E questo è praticamente... Pezzo attaccato. A parte attaccare, secondo me mi sembra che è attaccato più al giardino del centro anziani, l'ho detto chiaramente, ma poi non mi risulta che l'area potesse, potesse sopportare tutto questo catafalco che è nato. Allora dico, cioè, se un sindaco in chiave preventiva non si va a guardare i progetti strategici, quelli lungo la nazionale, se a Cologna, adesso faccio un esempio, un caso importantissimo che io ho sollevato e solleverò in Cologna Spiaggia, in Consiglio Comunale la prossima volta con interrogazione e mozione, quella, no, del sapete, camping, quella dei camping abusivi. I camping abusivi, si è parlato molto. Io ti chiedo di, così, di domandare un po' in giro se da Ancona, prendiamo da Ancona, a Vasto, cioè questo fenomeno è un fenomeno diffuso. Camping oppure, abusivo. Oppure se è solo agri-camping. Agri-camping. Ecco, se è solo a Cologna. Oppure se questa cosa nasce in maniera compulsiva solo a Cologna. Compulsiva. E lui? Questi giorni, sul giornale, sul Messaggero proprio, voglio citare anche il giornale, ha detto che dopo reiterate questioni, dopo il sindaco di persona si è portato su quella parte del territorio, ha fatto leva e poi ha fatto sì che gli addetti, diciamo, ai lavori, vigili e quant'altro, facessero dei controlli più accurati. Adesso il materiale che sarà portato alla sua attenzione lo indurrà forse a prendere qualche decisione. Ecco, tardi? Allora dico, cioè, se il sindaco ci vuole prendere i fondelli, cioè, o il sindaco non è capace di leggere le carte, non è capace di comprendere come ci si muove, oppure, a livello amministrativo, oppure sta giocando con i cittadini. Perché è da 3 anni che una specie di imprenditori agricoli, o diciamo degli imprenditori agricoli, hanno creato 4-5 manufatti di questo genere. Mi risulta, senza nessuna autorizzazione ambientale, dei vigili del fuoco. Antincendio famoso. Senza, cioè, antincendio, oggi, ma poi antincendio. Oggi. Antincendio, sia per quanto riguarda. Una licenza di rischi. Sia per quando. Non mi risulta, sia per. Solo per recinti. Qualcosina sopra recinti. Mi risulta. E il sindaco che fa? Non le sa. Oppure non le rileva e fa rilevare nel momento in cui anche un assessore della sua giunta scrive al sindaco del fenomeno. Sottopone al sindaco e alla giunta il fenomeno di Cologna. Tra l'altro, l'ufficio all'assessore ha detto che doveva presentare una cosa scritta, nota scritta, una cosa per leggere le carte. Anche i suoi uomini. Se io ero assessore e l'ufficio mi diceva di presentare una nota scritta per avere le carte a disposizione di quello che sta succedendo a Cologna, io penso che là ci usciva qualche tecnico volante, qualcuno imparava a volare. L'assessore no, beh, in genere no, è l'opposizione che chiede l'accesso agli atti. Mi risulta, bravo. Questo lo so che è così. No, bravo. Cioè. La prassi è. Bravo, un'offesa. Allora dico, e il sindaco dice, adesso si sta muovendo in un'area che è tutelata a livello paesaggistico. Anche. Sì. Cioè dico, ma che stiamo a scherzare? E risulta che di questi pseudo camping, in questi pseudo camping ci siano delle case, casette, degli abituri, delle abitazioni. Ma no, dico, è un camping normale. Cioè un camping pare che mi sembra vendute già. Ah, ecco. Vendute. Vendute. Cioè già c'è stato un mercato a proposito di, non solo di spazi, ma anche di queste strutture. Sì. Dico, sindaco, è 3 anni. Ah, glielo riferisci, ma glielo ridico. Certo, io sono rientrato da 6-7 mesi, da 3-4 mesi. Ma già conoscevi la vicenda? No, non ho sollevato
Una cosa nuova, se vogliamo. Un'aiuola che non produce più le rose al Roseto. Colonia, non ti deve votare più, non deve votare più per 30 anni la gente della tua amministrazione, per 40 anni. Cioè, deve fare la moratoria, non vi deve votare più, perché avete distrutto quella parte di mare. Cioè, se poi, d'altro canto, si dice, sì, con somma pompa, con Dino Di Giuseppe, si trasmette alla città che è stata nominata, sembrerebbe, un esperto di turismo che viene da Rimini, Emiliano Bonini, che tra l'altro è un esperto, che dice che è quello che mi, un pochino anche una parte della domanda che mi ha fatto il giornalista, cioè che 150 festicciole con i fuochi pirotecnici non è il turismo. Attenzione a tutti i quartieri, sì. Questo e tutti i quartieri debbono essere parte integrante, debbono essere orgogliosi di essere rosetani. Questo dicevi tu, certo. Sì. Ecco. Debbono essere orgogliosi e noi siamo orgogliosi che fanno parte di Roseto, ma non è quello il turismo. 150 piccoli fuochi d'artificio. Cioè, Emiliano Bonini deve venire a Roseto, ma dico, da una parte abbiamo questa situazione, cioè quella di Colonia Spiaggia, sì, che è una situazione orripilante, dall'altra che uno dei migliori personaggi che può parlare di turismo è che gli diciamo che al mare la lottizzazione Macasca che fece Crisci, no? Famoso. Che fece Crisci, dove il piano regolatore e la normativa parlano da sé, dicono che prima si debbono fare le strutture ricettive, turistiche, proprio per tutelare e fu detto rilanciare il turismo, e dopo si può dare spazio alle costruzioni, queste benedette costruzioni per dare un po' di riva vitale. Ma invece, quando si finisce, si fa i cambi di destinazione d'uso e il 100% diventa tutta edilizia. Cioè, scusate, ma che state prendendo in giro? Voi state lì per fare veramente delle cose che non si possono fare, delle cose scorrette, anche di fronte a altri imprenditori che fanno pure quel mestiere, che debbono scegliere determinate aree, che hanno scelto determinate aree per fare l'edilizia privata, mentre arriva il solito furbo che dopo si fa cambiare con la destinazione d'uso. Oppure io, caro Marcozzi, adesso mi hai chiamato, ci sei capitato. Non ti ho messo vincoli, no. Io sono stato due volte in corsa per i problemi personali con avvocati, con le procure. Una volta per raccogliere le firme per il Partito Socialista, Social Liberal Socialista, cioè d'altro po' ci prendiamo l'ergastolo per raccogliere le firme. Perché giustamente io, mamma, te, tu e Nicola, questo se lo ricordo, Gianfranco, per fare partire, decollare sto partito, sto gruppo, le candidature, tutto sulle nostre spalle, corri di qua, corri di là. Un'altra volta sono stato denunciato perché io da consigliere comunale dissi che c'era una costruzione ormai famosa a lungomare di Roseto che stava usufruendo in maniera scorretta del bonus ulteriore del 30% assegnato alle strutture turistiche, perché io portai solo la copia. Su internet veniva dato come immobiliare, stavano già vendendo i mini appartamenti, lui, gli altri non sono stati mai perseguiti. Io probabilmente andrò a spaccare le pietre in Malesia per tutti i problemi che ho creato, cioè di stare attento al territorio, no, ci sono fatte una causa che è durata 3-4 anni, abbiamo speso anche qualcosina, lo devo dire, meno male che mia cognata è avvocato, però giustamente grazie glielo ho dovuto pure dire, insomma, no? E abbiamo vinto la stessa costruzione oggi, diciamo, non l'ha fatto il piano in più, come io scongiurai, o addirittura sembra che dovettero tagliare qualcosa. Però pare che c'è in quella casa al mare, di colpo è nato un cappello come quello dell'isola di Pasqua.
Ah, quelli che sulle statue che si Sì, vedono? per una micro testa è nato un cappello che lo, diciamo Sopra, che. Allora, cappello da preca. si è trovato il sistema. Allora, caro Pavone, caro Ennio, dovevamo cambiarlo un po' le cose. Allora dice che si fa in ritardo a controllare mezzo ufficio tecnico e ancora in part-time. Fanno i tecnici e poi vengono in comune. Mezzo ufficio tecnico. Tu li richiamavi e gli facevi controllare il territorio, perché c'è tanto di quel lavoro. Non è che il sindaco ci deve andare il tecnico, ci deve andare il vigile, ci deve andare il dipendente capace, Beh. no che... Tutto l'ufficio tecnico sta ancora in part-time. Noi queste cose dovevamo cambiare. E non l'avete cambiata. Noi dovevamo cambiare lo stile amministrativo, che se si parla di turismo lo sappiamo che cosa significa il turismo. Significa ricettività, significa alberghi attrezzati, piscine, significa girare pagina, non con quei parallelepipedi al mare senza parcheggio. Cioè, se no non potremmo mai essere... Pronti. E dobbiamo dire oggi che esistono quelle situazioni a Colonia e tutti quei campeggiatori che negli anni hanno dovuto sobbarcarsi i pesi non contravvenendo alle regole, pagando oltre quello che gli spettava di pagare di nettezza urbana e di altri fastidi. Che si sono sempre adoperati a mettersi in riga, in regole per poter fornire un Hai prodotto, capito? e noi a quella gente che dobbiamo portare rispetto, e che a livello io ho fatto l'assessore alla provincia di Teramo del turismo, la più grossa realtà regionale sono i campeggiatori della provincia di Teramo, e Roseto è una forza, unitamente a Giulianova, unitamente al Bar Adriatico, a livello nazionale. Prima di tutto quella gente lì dobbiamo tutelare, e quella gente lì, inutile che ci andate a fare le cene, perché dopo aprite quelle ferite scandalose come quelle che avete aperto a Va bene, Colonia. noi ci Scusa. fermiamo. Ci risentiamo tra un mese? Oh, Sì, ci risentiamo tra un mese e ci viene a dire che cosa è cambiato. Se è cambiato qualcosa, va bene? Grazie, sei sfogato, mi sì. sono sfogato, sì. E poi quello finale era un po' pesante. Perché Quello avevo delle preso? cene, da fare le Beh, cene. andate a fare cene perché sono invitato Ah, dalle giustamente. associazioni, da albergatori, associazioni. Te ti invito. Ma no, è meglio che non mi Perché invitano. mangi molto, Ma forse. no, dico, sono andato, ho Grazie, grazie. debordato. Mannucci, grazie, sei stato Grazie, vulcanico, ci risentiamo. grazie a Tra voi. poco un altro ospite. Brunella Giusi, eccola qua, la più fotografata, criticata pure No, d'Italia. dai, sono apprezzata. Tutti mi difendono Hanno detto ieri ultimamente. nella trasmissione di Mi Manda Re che sono tutti d'accordo per Tutti la spiaggia, d'accordo, ufficialmente a però non si livello fa. nazionale. Però non si fa. Però evidentemente l'opposizione alla regione non la faranno, Guarda chi è perché costui. questo è Piange però. Snoopy. 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 Vabbè, un fuori programma. Allora, le novità. E Alla le novità? vigilia dell'arrivo a Giulianova del piano spiagge con l'ok della provincia, la giunta ha fatto un passo indietro, Sì. molto, 360 gradi, e quindi ha cancellato la possibilità di questa Sì, abbiamo spiaggia. questa grande soddisfazione. Giulianova è l'unica città in Abruzzo che non ha la spiaggia per i cani, con violazione della legge regionale attualmente vigente perché. Allora, c'è questo fatto che c'è la speranza regionale però dopo questa chiusura del comune? C'è la speranza regionale perché la mia richiesta di concessione non ha niente a che fare con la spiaggia per i cani di Mastro Ma si Mauro. arrabbiate perché c'è che tu hai scavalcato il comune andando alla regione? Io non ho scavalcato, il mio è un progetto che voglio realizzare, non ho la possibilità di chiedere la concessione alla regione e l'ho fatto. Del resto il comune di Giulianova rimandava, rimandava, così come sta rimandando adesso, non mi sembra il caso di No, ma non ha continuare. rimandato, ha deciso che non si Che fa. non si fa, no, poi ha detto però che con il futuro piano spiaggia vuole la spiaggia attrezzata e di nuovo richiederà il parere dei quartieri, ha letto Sì, la bene il... tua attrezzata del La mia è resto, attrezzata, attrezzatissima. C'ha pure il presidio sanitario che lo stesso Scilli, che ieri a livello nazionale ha dichiarato di volere la spiaggia attrezzata, contesta che io metta il presidio e ha sanitario. detto però lì che dopo
tutto e c'è anche un po' inquinato, insomma. Sì, l'acqua è anche un po' inquinata, ma non glielo fate dire, perché sennò questo non me lo fate dire, l'ha detto, però l'ha detto. E se c'era stato un crollo di prenotazioni... Adesso chiudono, i balneatori chiudono. Io voglio augurarmi che il Comune, insomma, chi è delegato anche all'ambiente, Ruffini, smentisca questa cosa di Scille, cioè... Che lì c'è il divieto di balneazione, perché non risulta. Perché no, ma poi pensa il danno a Lido Paolo. Quello è il danno, allora. Il danno a Lido Cesare. Vabbè, d'accordo, vabbè. Comunque. È un'eterna battaglia. È un'eterna battaglia, beautiful, come dicesti tu, sul Viale del Tramonto. Ma ti volevo dire che tu all'inizio l'avevi fatta con Mastro Mauro, poi chi hai fatto a Mastro Mauro? Io che gli ho fatto a Mastro Mauro? No, allora, la spiaggia... Ci sei pure candidata. Purtroppo. E questo qualcuno che dice si è candidata apposta per avere il piano spiaggia. Lui fa vedere che sebbene tu sei candidata con lui, niente spiaggia. Niente spiaggia, io mi sono candidata con lui perché credevo che fosse una persona coerente, purtroppo mi sono anche, cioè, se ritorno indietro col pensiero mi chiedo anche perché ho potuto pensare una cosa del genere. E niente, ho fatto questo errore, l'ho sperimentato sulla mia pelle, sicuramente non mi dissocio dalla lista per Francesco Mastromauro sindaco, assolutamente. Troppo tardi perché? Perché mi posso dissociare, tante cose che fanno, io sono completamente, ufficialmente non mi abbinate a quella lista. Non ti abbinano, ma che cosa hai portato che possiamo far vedere? Ho portato il video della Peridog. La Peridog, che cos'era la Peridog? Anche il video molto affollato la Peridog. Sì, carino. Il primo aperitivo per aperitivo anche cenato. Per animali, per le sì, aperitivo cenato. Eccolo. Eccolo qua. La Peridog già alla suite siamo alla qui. Uè, cosa le ciotoline? Con i biscottini cucinati da me che sono stati apprezzati sulla soddisfazione. Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Dell, inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohini Way, inside, outside. Everybody's gone surfing USA. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. Questa, no, beh, una bella pappa, noi possiamo parlare però. Adesso possiamo parlare. Ti ho tolto la musica di sottofondo. Questo è il tuo? No, questo non è il mio. Questa qua? No, vabbè, ma non è diverso. Questi sono altri cagnolini. Ma sono venuti da dove? Quanti ne erano? Non lo so, però tanti. Sono venuti da fuori, tutte le persone che su Facebook ci seguono. Molti, praticamente quasi tutti, sono venuti, diciamo, per solidarietà nei miei confronti, tanti saluti, tante cose che... Le tante persone che nel virtuale conosco e nella realtà ho conosciuto lì. Bella, una bella serata, era la prima volta, quindi all'inizio abbiamo avuto un attimo di... in cui nessuno si faceva avanti, nessuno sapeva esattamente cosa doveva fare, però poi i miei biscottini hanno rotto il ghiaccio, i cani tutti contenti perché mangiavano questi biscotti, quindi conseguentemente i padroni mangiavano questi biscotti, i proprietari tutti contenti. No, l'aperitivo offerto dalla suite, ma com'erano questi biscotti? Cioè, come li mangeremmo noi? Sì, mia madre me le fregava mentre io cucinavo al tonno. Al tonno? Al tonno. Ah, non dolce allora. No, biscotti al tonno, quelli cucinati da me. Invece Martina, la mia tirocinante, li ha cucinati al pollo e al pisello. Guarda che grande festa. No, ma hanno giocato questo... Ah, simpatico. Fatto. È una bella festa, la prima edizione ecco di... questo cucciolo, guarda che amore questo cucciolo. A per i dolci. Bella cosa di film, No, ma devo ringraziare Morgan di questo. Era anche Romina, vuoi ringraziare? Fedelissima. Sì, fedelissima. Si era dissociata quando mi sono candidata per Mastro Mauro. Non voleva? No, ma molti si sono riavvicinati dopo il mio allontanamento. Alla fine, dai. Allora, vediamo i giorni nostri. Facci capire adesso che cosa può succedere.
Allora, allo stato attuale io sono in attesa, un po' anche gli altri. Sì, in attesa. Sono in attesa della risposta. Ah no, in attesa di una risposta, ma ti serve. Della risposta, ma perché sei così spiritoso? Un argomento così serio che sta tragicamente sconvolgendo Giulianova. Se noi abbiamo messo questa notizia guarda quanto sono sulla pagina di Facebook, chi è il cane? Sì. Io, guarda. Sulla pagina di Facebook. Purtroppo quella era la campagna elettorale. E abbiamo messo anche insieme a quella anche notizie drammatiche, l'occupazione, l'ambiente, tutti là, sì, tutti sì. Sulla spiaggia. Appena hanno saputo che era pubblicata la mia richiesta di concessione, nell'arco di una settimana, comunicati stampa, dovrebbe essere una cosa bella, l'assessore se al demanio si è scatenato che doveva fare contro, opposizione, ricorso alla regione, nemmeno per l'ospedale hanno fatto queste cose. No, l'ospedale, no, assolutamente. Per l'ospedale c'è stata una timidissima letterina dal sindaco che D'Alfonso non ha preso assolutamente noi invece abbiamo documentato anche lì le cose gravi dell'ospedale, grazie anche alla sua collaborazione. Abbiamo pubblicato quelle foto che hanno fatto il giro d'Italia, i malati al freddo, però silenzio geriatria. Totale da parte dell'amministrazione, proprio poco. Allora, invece qua che può succedere? Qua speranza ancora? Io speranza, certo. Perché scritto io non mollo, ma ci vogliono insomma. Beh vabbè, io ripeto, cioè, si è scatenato tutto sul macello, però non è la stessa cosa, cioè il quartiere che si è scatenato e l'assessore Ruffini e l'amministrazione comunale che faranno opposizione nei loro diritti, farla, però tutto sul macello ancora per fare opposizione... Ancora non parte, ma vedrai partirà, perché oddio, non so con che faccia partirà dopo la dichiarazione di ieri a livello nazionale, dove hanno detto che sono tutti d'accordo. Tutti d'accordo, sono sì. Tutti d'accordo? No, però noi tutti d'accordo, ma bisogna farlo nelle regole. Perché loro stanno aspettando il piano spiaggia. È arrivato! Però per la spiaggia libera che vuol fare Mastro Mauro devono aspettare il piano spiaggia, sentiranno il parere dei quartieri, giusto, nei loro diritti, così aspetteranno altri 20 anni, dopodiché Mastro Mauro, se va avanti nel suo mandato, lo finirà tranquillamente, oppure se cade prima si rimetterà. Se vorranno, aspetteranno. La regione che cosa può fare? Che può decidere? La regione può prendere in considerazione le opposizioni oppure decidere che le opposizioni non sono sufficienti per non mandare avanti la pratica. E se dicono così, che succede? Manda avanti la pratica. Dove la faresti? Là. A sud del Molo Sud. Ma dove sta l'inquinamento? Ma l'inquinamento, vabbè, toglieranno tutti gli stabilimenti, immagino. Sì, perché sono vicino. No, ma io dovrebbero... Non mi fate dire, ma il fatto che io decida di andare lì dovrebbe essere una garanzia per Giulianova, perché io mi sono opposta alla foce del Salinello, proprio perché lì ritengo l'acqua inquinata. Però quando l'ho affermato io, il sindaco esplose, evidentemente... stuzzico la reazione, il sindaco esplose che io rovinavo il turismo giuliese, ho detto una verità. Adesso che invece voglio vedere se Scilli dimostrerà con i prelievi dell'Arta, arriverà se non lo sa. Se non lo sa arriverà e quello sarebbe il danno, questo è il danno. Io mi auguro che entro oggi l'amministrazione smentisca questa cosa, perché te lo auguri, siamo nei guai. Ti stai raccomandando all'amministrazione. Sì, ma il nome anche dei imprenditori ma bagliatori. Perché non l'ha fatto fino adesso? Cioè, per una domanda pubblicata sull'albo pretorio di Giulianova, entro 2 ore la presidentessa del quartiere ha convocato il quartiere. Ieri a livello nazionale è stato dichiarato che abbiamo un'area a sud del Molo Sud totalmente inquinata, non balneare. Hai sentito qualche reazione? Nessuno dice niente, eppure lì c'è il danno proprio per i balneatori. Patrizia Casaccio ha detto che interveniva a favore del lavoro dei balneatori e albergatori. Adesso perché non interviene? Perché il vero danno sarebbe questo adesso. Vero danno è questo. Spero che oggi facciano questa smentita. Ti supplichi. Sì, fatela per favore. Fatela, qualcuno intervenga. Qualcuno intervenga sui problemi seri invece che su quello che vuol fare Giusy Banella della sua vita. Però che differenza c'è tra l'opposizione di quanti anni? La prima volta? 2000? Del 2012. Da allora ad oggi, qual è il tipo di opposizione? Perché anche là, là succede di tutto. Di tutto. Di tutto e di più. Quali sindaco invece favorevole?
con alla spiaggia. Sì, che cosa è cambiato? È cambiato che adesso è un mio progetto che presento alla Regione Abruzzo, chiedendo la concessione, ed è un mio progetto che presento sperando che la Regione Abruzzo, forte di una legge regionale, del fatto che ha pertinenza e può rilasciare la concessione, che tra l'altro è a scopo sociale, quindi non a scopo di lucro e nemmeno per fare uno stabilimento, quindi una spiaggia, sì, una spiaggia attrezzata, tra l'altro è la spiaggia attrezzata che il sindaco vuole e la comunità vuole, quindi loro hanno detto che non la fanno quest'anno perché non sono pronti. Io, siccome sapevo che sarebbero arrivati a questo punto, io l'avevo detto proprio in regione, ho detto il sindaco Mastromaro arriverà a maggio, tanto è stato. Il sindaco Mastromaro quasi quasi lo dovevo ringraziare per aver dimostrato che sono sincera e coerente. Brava la ragazza, però. Io avevo detto arriverà a maggio, dirà questo, siccome mi sono preparata proprio perché nel caso lui non fosse stato pronto, cosa che così è, nel caso in cui il piano spiaggia arrivava a maggio in corso di approvazione, io ero già pronta, ho chiesto alla Regione Abruzzo proprio perché sapevo che Mastromaro lo conosco, sapevo che, e poi sono 3 anni che dice la stessa cosa per arrivare a maggio e dire che no, non ha i tempi tecnici, no? Per quale motivo quest'anno non doveva, avrebbe dovuto avere i tempi tecnici? La cosa che io mi chiedo è che l'amministrazione dice di non poter realizzare la spiaggia attrezzata, ma in base a che cosa lo dice? Perché loro non hanno soldi, darebbero, sì, non ci sono darebbero fondi. Quindi darebbero comunque l'affidamento a qualcuno. Io sono in grado di attrezzarli in 10 giorni. Come sei me lo contesta il sindaco Mastromaro? Sei soldi tu. È lui che non è pronto, è lui che non è capace di realizzarla. Ma tu sai perché c'è stato secondo te questo cambio? Che l'avevo identificata questa perché spiaggia. Per un fatto personale, perché il sindaco l'ha presa sul fatto personale, quindi cerca di ostacolare la realizzazione del mio progetto. Quindi colui che era stato il più tenace assertore sarebbe il maggior ostacolo? Si è messo contro di me. A livello personale proprio, è un attacco personale che hanno riconosciuto tutti quanti. E mo? Tant'è che puoi vedere su Facebook che riscontro... Ho letto di tutto. Che no, ma devi dirlo, devi dire che devi ha comprese dirlo, le persone dirlo, che dirlo. Erano contrarie e mi stanno dando sostegno e solidarietà. È sto vero. Diventando la martire della situazione. Sì. Vergine, un'amministrazione vergine comunale. No, eh? Vergine no. Martire sì. Che ti devo purtroppo no, sapere dire. Martire no, martire sì. Ma quando qualcuno dice... Santa no, però sicuramente. No, no, Goretti, però dicono, ma che questi cani che li portate a fare in spiaggia soffrono là il caldo? Non soffrono, perché ci sono io a garantire... Allora, pure quello, Scilli ha detto che così altri oppositori dicono che... Prima la di Mastromaro perché ne sta piangendo. Sì, si piange, tutti i cani piangono disperati, piangono disperati quando sento il nome Mastromaro. Dai, poi esageriamo. Tutti senti, quanti... Senti, disperato. Allora, fammi finire. Hanno parlato dei cani sofferenti, però lo stesso Scilli pure lì ha contestato che c'è l'ombreggio, che io ho previsto un ombreggio nella mia spiaggia attrezzata, che ho presentato un fior di progetto che dirgli patrocinato dal Ministero della Salute, voglio specificare all'assessore Ruffini di nuovo, al sindaco Mastromaro, all'amministrazione, alla giunta comunale che ancora non decide niente, che è patrocinato dal Ministero della Salute, alla regione lo devo specificare perché la regione adesso dovrà prendere una decisione, deve sapere se non manda avanti un progetto patrocinato dal Ministero della Salute, una spiaggia super attrezzata con valenza sociale dedicata alla pet therapy, a un progetto a cui parteciperanno persone specializzate nel settore, studenti, tutte cose che alla regione già sanno. C'è un progetto che fa paura, sono 4 centimetri, si sa un po' del buono. E quindi ha contestato che c'è l'ombreggio di 30 ombrelloni, io glielo devo correggere, anche questo sono previsti 60 ombrelloni, non 30. Più tutta un'area di ombreggio, più è attrezzato per i disabili, perché è una struttura che sarà dedicata ai diversamente abili, ai bambini che hanno problemi, ai disagiati, alle persone depresse che credo che arriveranno in abbondanza. È un pienone. La pet therapy? Sì, la pet therapy, che tra l'altro sarà uno dei primi, se non l'unico progetto in Italia, ad essere approvato dalle linee guida nazionali del Ministero della Salute, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni. Ora, avere un comune che non sostiene, non solo non sostiene,
Si oppone alla realizzazione di un progetto di cui poteva essere vantarsi. Tra l'altro il sindaco aveva la possibilità di collaborare con la regione, dire anch'io sono d'accordo, mi piace l'idea. Ma erano tutti d'accordo, pure Lombi, tutti... quando parla la famiglia Lombi da Confesercenti. Sì, sì, sì. Lui presenta opposizione. Sì, ad una spiaggia patrocinata dal Ministero della Salute. Il Comune di Giulianova presenta opposizione. Vediamo, io sono curiosa di sapere le opposizioni. Siccome tu prima hai detto che io prevedo le mosse, quello che succede, ci devi dire alle 9.57 di oggi, ci devi dire sabato 9 maggio 2015 che va a finire. Cioè tu per quest'anno pensi di non riuscirci? Giusi non mollerà. Allora, uno che sta male però. Giusi non mollerà e si sta immolando perché sapevo che Mastro Mauro mi avrebbe fatto guerra, sapevo che avrebbe fatto sputare sangue e tanto farà. E peggiorerà la situazione. E però non peggiorerà. Non la farò perché? Lui ha detto che darà l'ultima parola, è vero, però bisogna vedere anche su che basi. Perché la mia Non basta quello che dice la regione, se la regione dicesse di sì. No, allora, se la regione ritiene che le opposizioni non siano sufficienti per impedire l'istruttoria, andrà avanti con l'istruttoria, che tu vuoi sapere in che cosa consiste. Chiederanno il parere, ovviamente chiederanno il parere degli enti pertinenti, tra cui l'ufficio tecnico di Giulianova, come dal punto di vista urbanistico, e lì mi creeranno seri problemi, sono già previsti, sono già pronta ad affrontarli, potrebbero... Ma intanto passa il tempo! Lo faranno per questo, faranno per far passare il tempo. Però non la farai! Faranno un grande figurone. La farai o no? Io dico che la farò. Beh, qua se tutti questi ostacoli ancora, che verrai, significa? Ancora peggiorerà. Io dico sempre che è difficile, non è impossibile. Poi a qualcuno urta anche questa tua decisione, questo fatto di non mollare. A Mastro Mauro sicuramente irrita questo, perché lui è una persona... Però non diciamo che l'oppositore è solo Mastro Mauro, perché sarebbe riduttivo, insomma. Sarebbe vero, riduttivo. Si sono mossi in tanti pure, nella spiaggia sud. Però lui è il sindaco, comanda, lui è quello che dirà l'ultima parola. Vediamo, se darà l'ultima parola contraria, vuol dire che è lui che è accanito contro di me, perché è lui che decide, giusto, l'ha detto più volte, è lui che decide. Però darà la possibilità ai quartieri di esprimersi ancora, soltanto che ai quartieri potrà dare la possibilità di esprimersi sulla sua spiaggia per cani che realizzerà quando, speriamo, prima che termini il suo mandato, che nel 2020 forse lo... Ma speri di farlo prima questa spiaggia? Io non lo so, avrà i suoi tempi, come qualcuno ha detto. Il mio progetto è differente, quindi presento, ripeto, a un'istituzione competente che prenderà atto anche della propria legge regionale che è in vigore e anche un'altra cosa che devo contestare. No? Quindi questa frase qui è vera, tempo al tempo, sì. Che ti sei fatta qua incidere. Tempo al tempo. Va bene, grazie a Giusi Branella, la battaglia continua. Un'altra puntata della Beautiful Giuliese per cani, però naturalmente. Vabbè. Per cani. Grazie perché Giulianova non ha problemi. Esatto. Non ha disoccupazione. Grazie a tutti per averci seguito, naturalmente a tutti buon fine settimana. Buon fine settimana anche da Unica Pizza.